Ciao a tutti, benvenuti da Chiara su Divertirsi in Cucina. Durante le vacanze mi è arrivato questo messaggio. Mia figlia ti chiede: fai ricette e biscotti veloci e facili? Io ho risposto: certamente a settembre ricominciamo a impastare a pieno ritmo. Infatti oggi sono tornata e vi propongo la ricetta dei biscotti della nonna, una ricetta facile, veloce e con pochi ingredienti. Questa ricetta la andremo a preparare con l'utilizzo di una pasta frolla con le gocce di cioccolato e non c'è bisogno dell'utilizzo del burro ed è una ricetta che non contiene lattosio. Gli ingredienti sono un uovo, 100 g di zucchero, 60 ml d'olio di semi, 200 g di farina, 8 g di lievito e 80 g di gocce di cioccolato. All'interno di una ciotola metto l'uovo e lo zucchero e vado a mescolare. Aggiungo l'olio e continuo a mescolare. Aggiungo la farina e il lievito e le gocce di cioccolato. Mescolo un pochino prima con la frusta e poi continuo con le mani. Ho avvolto il panetto di frolla con la pellicola e adesso metto in frigo per circa mezz'ora. Trascorsa mezz'ora riprendiamo l'impasto e andiamo a formare delle palline di circa 20 grammi ognuna, poi le andiamo leggermente ad appiattire e le posizioniamo su una teglia da forno rivestita con carta forno. Proseguiamo così con tutto l'impasto. Poi andiamo a cuocere in forno caldo statico a 180 gradi per circa 20 minuti. Allora, trascorsi i 20 minuti, i biscotti risulteranno ancora molto morbidi, tanto che vi potranno sembrare crudi, però voi tirateli fuori lo stesso dal forno, non prolungate la cottura, perché poi una volta raffreddati completamente, risulteranno perfetti. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi mando un bacione, vi saluto, se provate a farli fatemi sapere se a voi sono piaciuti, ciao a tutti e al prossimo video, ciao!